Alla seconda puntata del volume quarto di Disimpegno, quest'anno dedicato al tema del simbolo, abitare il simbolo. La rassegna si è aperta ieri con Beniamino Servino, che è qui con noi e che ringraziamo ancora per la brillante esposizione e per la brillante interlocuzione con il pubblico e con un presentatore improvvisato. Però Beniamino, ce l'abbiamo fatta, no? Questa sera abbiamo Simona Baldelli che la presenterò, domani sera abbiamo Vito Bianchi che è un archeologo divulgatore che farà una lezione che avrà come tema il simbolo. Questa sera dialoghiamo con Simona Baldelli, vi ricordo anche che alle nostre spalle, cioè dentro la chiesa, abbiamo una gigantografia di un progetto di Beniamino Servino, un'opera del collettivo Nuevus, Walter, di Macro Habitat, scusa Walter. È un'opera sonora di Danilo Amato, molto suggestiva e molto bella. Tutto questo è stato reso possibile dal lavoro di Massimo Romanazzi, di Walter Trento e Nadia Iannic, che intendo ringraziare sentitamente, e poi ci metto del lavoro pure io. Simona Baldelli. Allora, Simona Baldelli è una scrittrice straordinaria, pesarese. Pubblica con Sellerio, che come tutti sapete è una casa editrice molto prestigiosa. Abbiamo parlato parecchio mentre venivamo da Bari. Lei ha avuto un'epopea oggi, non un viaggio, perché il viaggio di Italo Sono venuta con la diligenza. che fa concorrenza a Trenitalia è arrivata con circa 4 ore di ritardo, No, 2 ore e un quarto. no? 2 ore e un quarto. Io poi ero impestata, c'era l'ingorgo, quindi insomma siamo arrivati qui intorno alle 5, però ne abbiamo approfittato per parlare del tema del simbolo e la scrittura di Simona gronda di simboli, perché è molto evocativa, tratta temi che partono dal particolare per arrivare a ragioni più universali, no? Il rispetto delle donne, la capacità di affrancarsi, sono libri politici indubbiamente. Ora, l'ultimo libro di... non parleremo solo di questo, quindi questa non è la presentazione del tuo libro, ma una chiacchierata che ha a base i due libri. L'ultimo libro di Simona, che è un libro appunto se lei è uscito qualche mese fa. Buonasera. Il 29 aprile, quindi vabbè, marzo. Sì, qualche mese fa, ancora nella fase di lockdown, credo. Più o meno, stavamo uscendo Ne stiamo praticamente. uscendo? Ne siamo usciti? Quindi sì, diciamo che era ancora un pochino più lock. Comunque questo libro è un libro bellissimo che io ho letto con molto piacere, che si chiama Alfonsina la strada, che è la storia dell'unica donna che in questo paese è riuscita nel 1924, in un'epoca quindi molto diversa, secondo anno del regime fascista, a correre il Giro d'Italia. Ora spiegheremo anche perché. E precedentemente, credo sempre nello stesso anno, e sempre con molto coraggio, aveva svolto il Giro di Lombardia. E negli anni precedenti, addirittura il secondo era nel 1917, quindi c'era la prima guerra mondiale, i giri di Lombardia Nel si sono 2017, precedenti. perdonami l'errore. No, Però il figurati. libro si apre con tre elementi simbolici, due sono come dire impalpabili, immateriali per certi versi, probabilmente i termini con cui noi li chiamiamo, e uno invece è più immateriale. Essenzialmente sono, non essenzialmente, esclusivamente sono la fatica, la solitudine e la luna. Cioè tu attacchi il tuo libro in maniera molto veemente e brillante, ricordandoci appunto questi tre componenti: fatica importantissima in tutta la storia del libro, la solitudine, ci dirai tu ora perché, è la presenza di molto importante, soprattutto nella parte iniziale del libro, nella parte finale, nell'epilogo del libro, della luna. Ci dici perché appunto ci hai regalato questi tre simboli iniziali in Alfonsina e la strada? La fatica, perché la prima cosa, il primo simbolo, utilizziamo questo termine, il primo simbolo che mi è sembrato potesse raccontare meglio la condizione dell'essere umano in generale, perché, ed è una terminologia poi che uso un pochino colorita, ma in questo romanzo come linguaggio diciamo che ci stava.
È un detto che si usa molto dalle mie parti, sono di Pesaro, per indicare appunto la fatica che di trovare un proprio spazio nel mondo, di trovare un senso al nostro passaggio, e soprattutto se non nasci facilitato. Dalle nostre parti diciamo che chi è facilitato nasce con il fiore al culo come le zucche, e chi non ha questo attributo, chi non ha questa camicia, via, diciamola in maniera più edulcorata, fa veramente tanta fatica. È una fatica che fa dal momento della nascita fino all'ultimo istante che passa qua sopra. Sembra veramente che si debba strappare una cosa che forse alla quale tutti dovremmo avere diritto per il semplice fatto di essere stati chiamati a questo mondo, che è un pezzetto di felicità. E invece per molte persone, per molti di noi, questa cosa è una fatica costante. E un atleta, uno sportivo, mi pare ancor più, soprattutto sport durissimi di fatica, come il ciclismo per esempio, possano raccontare questo spaccare pietre continuo. Quindi la fatica diventa un simbolo, diventa una rappresentazione, diventa se vuoi anche un contenitore, una condizione di una vita senza protezioni, senza spalle coperte, senza buon nome, senza relazioni senza che ti amore. Proteggano, senza amore anche, soprattutto poi se dobbiamo riferirlo alla vita di Alfonsina Morini Strada, sicuramente una vita senza amore, specialmente nei primi anni di vita. Ma poi a proposito dell'amore, a un certo punto nel libro dici, c'è un passaggio molto interessante, facciamo un po' su e giù, no? Poi torniamo alla luna, ma sta a vedere che l'amore non è solo per i ricchi, ma anche per i matti, cioè i poveri sono esclusi dall'amore, no? Però certo. Ricchi e matti sono capaci di dare amore, di riceverlo. Ci spieghi questa tua... Allora, i ricchi perché, e credo che lo vediamo anche quotidianamente nelle relazioni, ad esempio, che scoppiano, è molto più facile che si incrini una relazione nella povertà o comunque nella fatica, per tornare al simbolo dal quale siamo partiti. Perché se hai la pancia vuota diventa veramente molto complicato pensare alle svenevolezze, che non sono svenevolezze, per carità di Dio, l'amore è una cosa necessaria all'essere umano. Però diciamo intesa anche come relazione, come serenità, diventa molto complicato se abbiamo una vita particolarmente faticosa, se abbiamo una vita che è fatta di frustrazione, che è fatta di piccolezza, che è fatta di sottrazione, continuare ad essere ben disposti nei confronti dell'amore. Per cui sì, Alfonsina Strada, io ovviamente la metto in bocca a lei, faccio questa considerazione, che l'amore è una cosa da ricchi o da matti, perché per i matti, matti non se ne accorgono. Non si accorgono di amare? O... Non si accorgono, diciamo che hanno forse delle priorità diverse dai non matti, o forse danno ai sentimenti l'importanza che dovrebbero avere, per cui anche se hanno la pancia vuota appunto non è una priorità, e quindi ci sono non solo i sentimenti ma le sensazioni, l'emotività a fior di pelle. Quindi i matti possono permettersi il lusso dell'amore, altrimenti è veramente un lusso. Diventa molto complicato volersi bene nella miseria. È facile diventare rancorosi, è facile diventare vendicativi, è facile diventare gretti. Senti, tra l'altro Alfonsina nasce in un luogo che ha un nome evocativo, si chiama la sua frazione di un piccolo paese del Bolognese. Lei nasce nel 16 marzo del 1891 e vive e nasce sostanzialmente in un piccolo posto che si chiama Fossa Marcia, cioè proprio non c'è. Ecco, questo è reale, non è che... Sì, ed esiste cioè, ovviamente la frazione esiste tuttora. Lei sì, è nata a Castelfranco Emilia, ma all'età di 2 anni già l'hanno portata a vivere a Fossa Marcia, per cui adesso da una ventina d'anni hanno un po' ingentilito il nome, si chiama Fossa Marza, così.
forse qualche zanzara nel frattempo è anche stata debellata, per il resto Fossa Marcia ci dice esattamente questa bassa emiliana come potesse essere questa palude, questa acquitrino. C'era un paese in Calabria che si chiamava Casino. Forse era la... più divertente del, dello zanzarificio. Beh, di dipende da come la vedi, perché il casino è sicuramente più divertente, come in termini di confusione, quindi di una babele di regole non seguite o di un'anarchia infelice. Casino, però gli abitanti di Casino, quando finì la seconda si chiamano i casinari? Non si chiamano più casinari o casinisi o casini. Ma scrissero, anzi, durante il fascismo, scrissero al re e disse: non possiamo cambiare il nome alla città perché Casino non ci piace, e hanno ceduto in come dire in esteria, perché oggi il paese si chiama San Giovanni in Fiore. Quindi siamo passati da Casino, molto più poetico, San Giovanni in Fiore. Allora, questa Alfonsina, che nasce in un posto poverissimo, in una famiglia poverissima con tanti fratelli e sorelle e con tanti bimbi che i genitori, non possiamo dire adottavano, sottraevano per soldi ai brefotrofi, cresce in una estrema miseria. Cioè, nel libro la fame è evocata più volte, anche la fame è un simbolo purtroppo molto ricorrente. Sì, la fame diventa proprio una condizione di vita, perché Alfonsina di simboli ne ha assunti veramente tanti, ed era necessario che fosse chiaro da dove veniva e fino a che punto Alfonsina poteva essere un simbolo di guado, di orizzonte, di possibilità, possibilità strappata a morsi da quella condizione, da quella fatica di cui parlavamo prima. La povertà era assoluta, perché sì, il padre Carlo Morini era un bracciante, un manovale, era un lavorante a chiamata, veniva di volta in volta, diciamo, assunto, vabbè, ma erano lavori giornalieri, se c'era da mettere assieme dei covoni piuttosto che tirare su un muro di una casa, e la madre integrava questo miserrimo, potremmo dire, salario, affittando il proprio latte ai brefotrofi, si prendevano di questi, no, esposti. La madre che aveva un seno magnifico, che distrugge andando a nutrire i... Capirai, ha avuto 10 figli solo suoi, cioè... In più, ogni volta in cui partoriva, cioè, svezzava i propri figli il prima possibile per avere ancora più latte, no? E quindi poter approfittare più a lungo di questo sussidio che le province e la regione riconoscevano alle balie. E quindi sì, questo seno che si sarà gonfiato e sgonfiato chissà quante volte, per cui alla fine era... diciamo svuotata. Sì, ce lo possiamo immaginare, sicuramente non era più invogliata. In miseria, a un certo punto irrompe una novità, perché il padre Morini riceve, non mi ricordo esattamente, aiutami tu, comunque riceve una vecchia bicicletta da un medico che sostanzialmente gliela lascia perché era talmente derelitta la bicicletta che il padre, insomma, però la porta a casa perché potrebbe diventare uno strumento di comunicazione, no? Quindi... Sì, anche per andare a cercare lavoro, appunto, no? Per poter arrivare là dove questo lavoro a giornata ci poteva essere. E qui si inserisce un altro simbolo, perché a un certo punto Alfonsina fa la bocca alla bicicletta. E ovviamente non ci potrebbe salire, perché la bicicletta era del padre, quindi solo lui e i figli non ci potevano salire, figuriamoci le femmine, siamo pur sempre... Però Alfonsina fa un furto notturno, ruba la bicicletta al padre e se ne va in giro. Infatti tu scrivi, e questo mi sembra simbolico, che con la bicicletta Alfonsina impara la disobbedienza, che è qualcosa che dovremmo imparare tutti, perché a un certo punto ci si deve svezzare e crescere da soli, no? Lei a 10 anni ruba la bicicletta e se ne va in giro e comincia a vagovandare dalle sue parti, no? Questo tema della disobbedienza è meraviglioso, se ci puoi illuminare, già abbiamo una luce qua bestiale. Io credo, sì, è un po' indelicata, io credo che la bicicletta, ma è una cosa che mi sono sentita dire anche spesso in queste settimane, fra una presentazione e l'altra, la dicono non solo le donne, principalmente le donne, ma la dicono anche gli uomini, che non c'è niente come la bicicletta
che ti dà una sensazione di piccola rivoluzione, di libertà. Adesso posso andare dove voglio, lo è ancor più della moto, ancor più della macchina, forse perché tu sei nudo, esposto poi anche al movimento, ti senti l'aria addosso, la pioggia, se piove, il caldo, il sole, e senti veramente il tuo corpo che si sta muovendo, nel frattempo si sta anche trasformando. Poi quello della bicicletta, della pedalata, è anche un movimento ritmico, ti mette in moto il cervello, si pensa molto bene in bicicletta. E quindi credo che sì, sia vero che con la bicicletta diventi più libero, forse diventi anche più consapevole, diventi più autonomo, e quindi perché no, diventi anche più disobbediente. Certo, questo nell'evoluzione di Alfonsina gioca un ruolo chiave, no? Fondamentale, perché pensiamo a Fossa Marcia, pensiamo ad una bambina di 10 anni che vive in un posto che si chiama Fossa Marcia, nella miseria più assoluta, con questa casa piena, lei era la seconda di 10 fratelli, piena di bambini urlanti, non solo quelli di casa ma anche quelli che venivano dai brefotrofi, appunto, che campavano a volte un anno, a volte due giorni, a volte mezz'ora, a volte avevano la fortuna di arrivare fino a dopo lo svezzamento, quindi venivano riportati ai brefotrofi, ma comunque il suo perimetro era questo, miseria e bocche fameliche. Bicicletta, io credo che sia diventata, io credo che lei l'abbia riconosciuta prima di tutto con il corpo, più ancora che con la testa o ancora con il cuore, perché non aveva nessun tipo di strumento, ovviamente neanche culturali, per capire che cosa la bicicletta per lei sarebbe potuta diventare, ma io credo che sia stato proprio il corpo a parlarle, e quando ha visto questa bicicletta il corpo le ha detto: se c'è una possibilità per te, che sei nata senza quel fiore di cui sopra, di uscire da tutto questo, è la bicicletta. Se tu hai un modo per rispondere a quel pianto disperato con cui tutti quanti veniamo al mondo, esigendo la nostra fetta di felicità, che dovrebbe essere un diritto, perché non abbiamo chiesto di venire, siamo stati chiamati, e quando tu inviti qualcuno a una festa, cerchi di preparargli un ambiente confortevole, qualcosa di buono da mangiare, un bicchiere da bere. E quella bicicletta è diventata simbolo, strumento, mezzo e fine di tutto questo. Sì, perché poi lei attraverso la bicicletta si emancipa sia socialmente, non credo, perché non è mai stata, come dire, capita, compresa, soprattutto dai suoi familiari. Quando lei ha successo e torna a casa dopo che il re le ha regalato 5.000 lire, dopo una serie di successi, il giornale da parte di lei, certo. Lei torna in questa famiglia miserevole, per quanto, o miserabile, forse è meglio dire miserabile. Miserabile, sì. E non ha nessun tipo di riscontro, cioè il silenzio più assoluto. E i morticini, giusto? Ho detto bene? I morticini. Perché ora tu spiegherai cosa sono, quasi l'accusano, no? Dice: noi siamo stati sempre con te, tu sei tornata, ci hai deluso. Cioè i morticini, che ora tu ci dirai chi sono, che poi sono come il coro della tragedia greca. Io ci ho visto pure Pirandello nei Morticini, nei sei personaggi in cerca d'autore. Non so se ho detto una banalità o qualcun altro te l'avesse fatto notare, no. Ma quei personaggi sfumati dei sei personaggi, soprattutto il bambino che poi cade nella fontana e così via, io sono siciliano, quindi riconduco tutto al gusto siculo, e voi pugliesi dovete perdonarmi perché siete un po' rinacriacentrici, esatto. Voi siciliani, allora questa mancanza di riscontro, che poi è un altro tema simbolico, no? Perché tu nella vita spesso ti smazzi per delle persone a cui vuoi bene oppure per cui lavori e non hai nessun tipo di riscontro, nessuna gratificazione. È drammatico questo, no? Chi sono i morticini? E poi dici: cosa pensi delle mie elucubrazioni sicure? Allora, io pubblicando con Sellerio, sì, poi parleremo di Sellerio. Mi si nomina la Sicilia, oh bello, no, lo è a prescindere. Allora, un po' di cose. Innanzitutto, i libri non sono di chi li scrive ma di chi li legge, quindi quello che tu hai visto c'è. Ok, grazie. E non lo dico per farti, come dire, contento. E potrei dirla alla pesarese, suonerebbe meno simpatico. Perché in effetti è così, ma lo è per qualsiasi forma di espressione. Se in 10 vediamo lo stesso film,
E dobbiamo raccontarlo, probabilmente raccontiamo 10 film diversi, perché ovviamente ci mettiamo il nostro valore aggiunto, che è la nostra percezione, la nostra storia, quello di cui siamo composti. E dunque i morticini. I morticini sono, diciamo da un punto di vista così, di personaggio, di piccolo coro muto, sono le anime di questi bambini che morivano dentro casa, capanna, lì a Fossamarcia, e sono un simbolo? Sì, è vero, potrebbero essere un piccolo coro greco, perché la vita di Alfonsina, fra l'altro, è stata in molti momenti una tragedia, e quindi c'è sicuramente bisogno di raccontarla con un po' di epica, anche con una certa ritualità, anche con un certo ritmo, con un certo sottofondo sonoro. Ma sono anche, per quanto mi riguarda, sono anche tutte quelle vite venute al mondo senza quei fiori e che in qualche modo hanno vissuto senza mai conoscerlo quel pizzico di felicità, che non deve essere una condizione permanente, perché a parte credo che non sia emotivamente sostenibile una felicità eterna, continua, senza contare che molto banalmente se non conoscessimo il dolore non potremmo neanche riconoscere la felicità quando abbiamo la fortuna di incontrarla. Ma chi è venuto al mondo nel dolore e lì è rimasto, buttato in una ruota al momento della nascita perché eri un di più, e dici: ma allora che mi ha invitato a fare questa festa se per me non c'era niente? Non mi hai preparato un piatto, un dito di vino, una sedia su cui appoggiarmi, mi hai chiamato non voluto, sono campato pochissimo, morto di quello che si poteva morire, di denutrizione, di tifo, di chissà che cosa, no? Povere creature. E io ad un certo punto ho sentito il dovere di dargli un posto, di dire: no, c'era bisogno anche di voi, c'era un motivo per il quale vi abbiamo chiamati. E un motivo era anche continuare a dare ad Alfonsina dei simboli, se vuoi, sicuramente delle motivazioni per avere il coraggio di arrivare là dove lei sarebbe voluta andare. Tant'è vero che io questo piccolo coro silente di anime lo mando in scena nei momenti in cui Alfonsina sembra perdere la volontà, la tenacia, la forza, il coraggio, l'emotività per arrivare in fondo, perché, e qui torno a questa assenza d'amore o di riconoscimento di cui parlavi e che c'è qua dentro. Beh, è una cosa che appartiene a qualsiasi essere umano. In realtà la maggior parte di noi passa l'intera vita ad aspettare quella pacca sulla spalla, quel "sono orgoglioso di te" da parte dei genitori, da parte di chi ti ha messo al mondo, da parte di chi ti ha invitato e ti ha chiamato a questa festa. Noi passiamo davvero la maggior parte della nostra vita a cercare quel riconoscimento lì. E se tu non l'hai avuto fin dall'inizio, tu cammini storto, senza appoggi, per tutta la vita, e a niente valgono. E io credo che sia anche quella voragine che alberga coloro che sono avidi, che non gli basta mai, che devono avere sempre di più, che devono possedere sempre più, devono arrivare sempre più in là. Cerchi di riempire un buco, un vuoto, una voragine, un burrone che hai dentro e che ti viene da quella cosa lì, la mancanza di riconoscimento, la mancanza di considerazione, che va al di là della mancanza di affetto. E in quei momenti, quando è facile che tu perdi anche, non dai il giusto valore a te stesso, non ce la fai. Da solo non ce la fai a riconoscertelo quel tuo valore, e quindi c'è bisogno in quei momenti di scoramento che qualcuno venga a dirti: e c'è un motivo per cui tu devi arrivare. Senti, alla fine. Ma c'è un colpo di scena che ho trovato straordinario. A me piacciono sti morticini, no? Anche perché la cultura della morte
che è molto praticata in Messico, lo è altrettanto a Palermo, tornando alla c'è la festa dei morti a Palermo, è importantissima, quando i morti portano i bambini legati, è molto messicana, ma molto anche... Sì. Allora, tu c'è un colpo di scena di due righe che io ho amato molto, quando tu tra i morticini, ora ci spieghi perché, anche perché le collocati lì e prima nel libro, tra i morticini ci metti le anime del Romanov, dello zar Nicola II, di sua moglie e del povero figlio, sono stati tutti sterminati, quindi, ma loro avevano un figlio emofiliaco, no? Sì. Quindi, sì, ecco. Sì, che aveva ereditato la malattia, sì, da parte della madre. Ecco, allora che ci stanno a fare i Romanov in un libro che si svolge tra un luogo dell'elitto della bassa padana e poi a Milano per certi versi? No, ma Romanov sono importanti anche per Alfonsina. Allora, io... Perché è un libro di ampio respiro, questo è mica un romanzetto... Alfonsina Strazzi è stata... nel 1908, se non sbaglio, o forse il 7, è stata invitata ad esibirsi a San Pietroburgo, alla corte dei Romanov, e quindi è stata, li ha conosciuti, ha conosciuto lo zar, la zarina, il piccolo zarevich Alessandro, ha visto Rasputin, e questa è storia. Qualche anno dopo, siccome Romanov poi hanno fatto la fine che hanno fatto, in questo piccolo coro di morti improvvisamente ci sono delle altre figure, dei morticini, allora delle anime sicuramente molto meglio ben vestite, di questo piccolo gruppo di straccioni che ogni tanto le appaiono, ma ho sentito il bisogno di rimetterli ancora nel corso del romanzo. Non tanto perché mi era piaciuto da morire scrivere quel capitolo là, io ho sempre dei capitoli a causa dei quali scrivo un romanzo intero, io mi sobbarco alla scrittura delle altre 300 pagine per poter scrivere quelle 20 lì. L'episodio di Alfonsina Strada che va a correre a San Pietroburgo e che viene premiata, medagliata dagli zar, era una cosa che veramente non vedevo l'ora di scrivere, di raccontare, non vedevo l'ora di conoscere qualcosa di più, di immaginarmeli anche questi personaggi a partire da Rasputin. E quando poi a distanza di qualche anno è arrivata la rivoluzione, questa famiglia è stata sterminata, e al di là di che cosa potessero simboleggiare, torniamo a questo termine, i Romanov, erano comunque delle vite che erano state interrotte. Non voglio entrare nel merito delle motivazioni della rivoluzione, per carità, dimentichiamocela questa cosa. Soprattutto la vita poi di questo piccolo... erede, l'unico, finalmente la zarina dopo una serie di femmine, carne non adatta ad ereditare il titolo, la corona, finalmente mette al mondo il maschio e guarda caso è un bambino che da quel punto di vista non avrà nessun senso, nessun significato, certo non ha avuto neanche modo poi di essere incoronato zar, ma aveva una salute fragilissima, comunque era destinato a vivere probabilmente molto poco, in ogni caso, delle vite che non si sono compiute e che quindi anche loro tornano a chiedere ad Alfonsina insieme ai morticini, che dicono ma può essere che ci avete chiamati al mondo per niente, a non far niente? Anche loro, anche Romanov, vengono a chiedere conto di tutto quello che poteva essere e non è stato. Senti, c'è un giudizio feroce su Alfonsina, che è fisico. Alfonsina è una donna senza, è scritto tu, veramente, quindi sei... Me ne assumo la responsabilità, senza, dimmi. Senza prominenze, a me la parola prominenza che è ricercatissima,
mi ha intrigato molto, però nel libro, pur essendo, sì, era piatta. Pur essendo una donna senza prominenza, non dotata, era un po' scombinata fisicamente questi capelli, però poi c'è, e nel libro entra con Coco Chanel. Sì. Ecco, cioè, quindi apparentemente questo fa cazzotti, in realtà c'è una coerenza tra Coco Chanel e sì che c'è. Ecco. Sì che c'è, perché poi sai anche i simboli. Ciò che simboleggiano dipende anche un po' dall'occhio di chi guarda. Allora, Alfonsina Strada, che di nomignoli, epiteti, a noi oggi sembrano dei nomignoli, ma in realtà erano Pedivella. La regina della Pedivella, quella era ovviamente nel periodo di gloria, l'inarrivabile Pistarda e tutta una serie di cose, ma lei è stata stigmatizzata e definita all'inizio come la matta, e la matta, soprattutto in quelle zone, a quei tempi, è un sinonimo di prostituta. Il diavolo in gonnella, anche diavolo in gonnella, non era sicuramente un complimento. E aveva anche i capelli tagliati da matta, perché credo se li tagliasse da sola, forse veramente con la scodella in testa, aveva questi capelli tagliati pari e aveva un fascio di capelli in testa ricci, e quindi aveva questo trapezio e in testa, quindi ha sempre avuto, no, questa sforbiciata netta e capelli da matta, perché la matta non poteva avere altro tipo di pettinatura, se non che ad un certo punto, leggendo un giornale femminile, un giorno forse smetteranno di esistere giornali maschili e femminili, avremo dei giornali, il giornale femminile, lei scopre che improvvisamente questi capelli, questo taglio è ricercatissimo, ha un nome diverso, ha un nome molto vezzoso, molto simpatico, sono i capelli alla bebè, e li aveva lanciati Coco Chanel, questo caschetto tagliato pari, no, appena sotto l'orecchio, e a partire da quel momento anche la capigliatura di Alfonsina viene descritta sui giornali con i capelli tagliati alla bebè. Madonna santa, non ne posso più di questo termine, era molto meglio quando mi dicevano che avevo una testa da matta, perché appunto cambia poi l'occhio di chi guarda, cambia anche il contenuto, non solo il contenitore. Io non so mica qual era la domanda, se ti ho risposto. Sì, sì, mi ha risposto. Okay. Qual era, ma poi può anche non rispondere. No, vabbè, non, non vorrei sembrare maleducato. L'importante è non annoiare il pubblico. Poi, ascolta, dobbiamo raccontare a titolo di cronaca come lei partecipa al Giro d'Italia e poi andrei su due temi politici. No? Quindi sì. Lei va da Alfredo Courguet, che era l'editore della Gazzetta dello Sport, prima nel 17 appunto gli chiede di poter partecipare al Giro di Lombardia, e poi va lì e poi, in maniera temeraria, dice no, fammi correre il Giro d'Italia. Si combinano dei fattori per cui questa ipotesi diventa realistica. Ecco, ci dici, questo ce lo racconti, poi passiamo ai temi politici e poi dobbiamo andare su Rossini con intermezzo simbolico ovviamente, perché qui c'è il dizionario dei simboli di Jean Edouard Chillot, che questo libro qui Adelphi, a proposito di noi, simboli, certo. Simboli, poi ieri è morto Calasso, quindi ce l'abbiamo tutti nel cuore, una morte, come dire, che una mancanza assoluta, forse la più prestigiosa casa editrice italiana. Per questo quanto... poi credo, no, a rilascio lento e lungo, sì. Ne sentiremo credo sempre di più. Straordinario intellettuale, grandissimo parlatore, era un erudito profondo. Non... Comunque, tornando alla nostra Alfonsina, lei va... Lei va a bussare alla porta della Gazzetta dello Sport, che è sempre stata l'organizzatrice del Giro d'Italia, a chiedere di poter correre. Già l'aveva fatto anche gli anni precedenti, perché appunto con il ventennio, con l'avvento del governo Mussolini, tutte le attività sportive femminili erano state annullate. E lei, oltre ad essere una ciclista di professione, aveva anche sempre svolto un lavoro, come dire, estremamente femminile, se vogliamo, ma comunque che in molti momenti, soprattutto finché non è diventata una ciclista professionista, le ha permesso di campare. Lei era sarta e magliaia, ma immaginiamocelo, il 1924, 6 anni dopo la fine della prima guerra mondiale, iniziava il ventennio.
La fame era tantissima e Alfonsina Strada doveva mantenere non solo se stessa, il marito che a quel punto era già in manicomio e quindi con una retta costosissima da pagare, aiutava la famiglia d'origine, anche se non le aveva, come dire, mai voluto particolarmente bene, non l'aveva mai particolarmente considerata. Alfonsina però se n'è fatta carico per moltissimo tempo, manteneva anche i figli dei fratelli, quindi i nipoti, nei collegi, negli istituti dove venivano mandati perché potessero mangiare, una serie di cose, insomma una serie di spese. E aveva bisogno di denaro. Io non credo che lei volesse sfidare né niente, nessuno, non voleva mettersi in competizione con gli uomini perché è una cosa sciocca, e soprattutto gli sportivi lo sanno che un fisico maschile è diverso da un fisico femminile, per cui se dobbiamo fare una gara di velocità e alla fine un Giro d'Italia anche non solo una gara di resistenza ma anche di velocità, perché vince quello che ci mette meno tempo, è chiaro che nel 99% dei casi una donna è penalizzata, ma lei era una ciclista e cosa può fare un ciclista se non andare in bicicletta? Quindi bussa, le viene detto di no, ribussa, le viene detto di no, nel 1924 le dicono di sì e fanno finta di credere, questa cosa che io cito effettivamente era accaduta, perché lei si era sempre appellata al regolamento che diceva no, è aperto a tutti i ciclisti che siano regolarmente iscritti all'Unione Velocipedista, e lei dice ma io sono iscritta, sì ma è per i ciclisti, gli uomini, e lei dice sì ma qua in Italia funziona il maschile sovrasteso al plurale, chi te lo dice che i ciclisti non comprendono le cicliste donne e i ciclisti uomini? Quell'anno improvvisamente dice ah ma sai che forse hai ragione, da regolamento tu puoi partecipare. In realtà era accaduto che i soldi erano veramente molto pochi anche per gli organizzatori, anche per gli sponsor, quindi no, la Gazzetta dello Sport non poteva pagare le società ciclistiche quanto i loro campioni avrebbero voluto, quindi Bettecchia, quindi soprattutto Girardengo chiedevano dei cachet che nessuno era in grado di pagare, quindi la Gazzetta ha detto no, noi i soldi non ve li diamo, le squadre hanno detto noi non vi mandiamo i campioni e noi il Giro d'Italia lo facciamo lo stesso, sì e voglio vedere dove li trovate gli sponsor, il pubblico, a chi li vendete i giornali senza campioni, ciao. Quando arriva Alfonsina Strada, Cugnet e Variale probabilmente hanno pensato ah, forse abbiamo un motivo di richiamo, forse se ne parlerà di questo giro perché avremo al nostro interno una donna che probabilmente crollerà dopo un paio di tappe, però noi intanto abbiamo fatto parlare del giro, è partito il carrozzone, poi pian piano, insomma, come dire, la comunicazione alla fine si alimenta da sé, no? All'inizio butti un po' di becchino e poi arrivano i polli e continuano a razzolare, a fare casino per un po' di tempo, quindi c'è quest'onda lunga, ma all'inizio. Se non che poi a quel Giro d'Italia si iscrissero in 108, si presentarono in 90, alla fine arrivarono in 30 e Alfonsina era fra quei 30. E nel frattempo lei è diventata, probabilmente si è trasformata in un simbolo di altro tipo e glielo dice bene quel capotreno che incontra qua in Puglia. A Foggia, gliel dice che tipo di simbolo, che cosa è diventata. Ed era una scommessa veramente contro se stessa, che poi è il motivo per cui io sono innamorata persa dello sport, che per me è il simbolo della lotta continua dell'essere umano che si confronta con i suoi limiti, sia fisici che mentali, e spesso volentieri li batte, li abbatte, allarga l'orizzonte. Fino a un po' di tempo fa percorrere i 100 metri ci mettevamo 15 secondi, poi 14, adesso siamo scesi a 9 secondi, una manciata di decimi. In realtà forse questo perimetro così stretto, così delimitato, che ci siamo immaginati all'inizio non è così stretto, non è così delimitato, forse i confini sono un po' più larghi o comunque possono essere appianati, allargati, e lo sport a me pare il simbolo di tutto questo.
la ricerca dell'essere umano di un qualche modo di un pezzetto di mortalità. Ah, stanotte che ore hai fatto? Allora, sì, sono andata a letto abbastanza tardi, ma comunque soprattutto ho messo la sveglia alle 3:15 perché volevo assistere agli 800 di Simona Quadarelli e poi a tutto quello che è venuto dopo. E mentre venivamo, che cosa è accaduto? E mentre venivamo in macchina da Brindisi, da Bari a Cisternino, a me arrivavano continuamente sul telefono degli aggiornamenti sulla pallavolo femminile, su come era la pallacanestro, anche eccetera, perché ormai chi mi conosce lo sa e sapevano che in viaggio non avrei potuto seguire le Olimpiadi. Quindi sì, io questi è dal 23 luglio che praticamente non dormo, perché mannaggia sti giapponesi con il loro fuso orario, io sono costretta. Senti, due battute finali su Alfonsina, sui temi politici di Alfonsina. Uno sì. L'hai accennato tu, è l'uso della lingua italiana del plurale maschile. Sì. E c'è un elemento interessante che ho cercato ma non riesco a trovare. Comunque tu dici che c'è una distinzione in maniera molto forte anche qui tra il linguaggio che riguarda gli umani e quello degli animali, no? Perché gli animali, sì, se c'è un gruppo di mucche in mezzo a un toro, comunque si chiamano le mucche. Le api, se ci sono le api, è un fuco, si chiama, o anche se ci sono 100 fuchi sono le api. Ci sono tanti amici, tre amiche e due amici sono gli amici, certo. Ecco, questo è un tema che è interessante, che viene toccato, anche lo leggi molto spesso, ma forse è irrisolvibile, cioè non c'è niente da fare. O cambi la lingua o... Allora, io credo che dovremmo cambiare la lingua, e probabilmente dovremmo cambiarla dalle elementari, da ancora prima. Sì, credo che la scuola dovrebbe prima di tutte entrare da questo punto di vista nel dibattito. Dopodiché, te lo dicevo anche oggi, io non sono così convinta che la Shoah, che gli asterischi possano essere delle soluzioni, perché ti dicevo, allora anche il segno grafico diventa un simbolo, soprattutto i termini, le parole diventano un simbolo di qualcos'altro che non definiscono, non danno soltanto concretezza all'oggetto, alla cosa che stanno descrivendo, raccontando in quel momento, ma ha un significato altro, soprattutto se lo metti dentro un libro, se lo metti in un copione teatrale, se lo metti in un film. È chiaro che le parole diventano, hanno una loro veste che racconta altro. Come ti dicevo oggi, ci sono quelli, questa schwa che non so neanche come vada pronunciata, una cosa a metà strada fra la A e la E, una E, e certo. Ti immagini, cioè in un film, o quelli che propongono di utilizzare la U, e ti facevo l'esempio oggi, no? Abbiamo un giallo, entrano i malviventi in banca, stanno per fare una rapina, fermo tutto, questa è una rapina, ma ridiamo, cioè c'è la platea che scoppia a ridere, ed è normale che sia così. E quindi un conto, sai, è se è una terminologia tecnica, un conto è se è una terminologia che diventa simbolo, che diventa racconto di qualcos'altro. Le parole sono importanti, diceva, cioè, quello, e forse è così. E forse è così. Dovremmo occuparcene prima o poi, però io credo che veramente ci sia una battaglia di genere che avrebbe bisogno di essere affrontata. Cioè, forse le priorità sono altre. Battaglie, anche quelle, diciamo, di carattere intellettuale, di cui parliamo ora, tornando sui Rossini. Ma qui, siccome passiamo da un libro all'altro, dobbiamo parlare di simboli, dobbiamo fare un cambio di scena, no? Quindi qui ora dobbiamo cambiare la scena. Per cambiare la scena leggo un passaggio molto rapido di questo dizionario dei simboli che mi ha venduto Angela, mi ha dato Angela, che me l'ha fatto notare, e che cadeva proprio a fagiolo per questo festival, che riguarda la musica, perché ormai ci spostiamo dallo sport, dalle strade, eccetera, eccetera, alla musica. Non che la miseria nella musica non ci sia, perché ci sono fior di musicisti che non hanno sfondato e vivono malamente, ma insomma il tema diventa più, come dire, più immateriale, ecco. E qui, proprio sui simboli, dice, c'è un passaggio che ho segnato e che abbiamo letto prima: ogni significato simbolico ha una radice musicale o quantomeno sonora. Una simile affermazione risulta più comprensibile se si pensa che il canto, come realizzazione dell'armonia degli elementi successivi e melodici, è immagine della connessione naturale di tutte le cose.
oltre a essere comunicazione, rivelazione ed esaltazione di questo rapporto interno che lega il tutto. Per questo, secondo Platone, non si possono introdurre modifiche nella musica di un popolo senza che ne risultino profondamente alterati i costumi e le istituzioni dello Stato. Quindi la musica come nervo che lega tutto e che, appunto, ai tempi di Platone era considerata un'arte talmente elevata, e tuttora lo è, no? Che se ne vuoi cambiare i canoni devi cambiare anche, appunto, i costumi, addirittura le istituzioni dello Stato. Credo che la funzione della musica è irrinunciabile, non è solo un fatto di diletto, no? Cioè, lo sappiamo peraltro questo, no? Che ne pensi di... E che è anche uno strumento di comunicazione straordinario. E guarda, mi aveva fatto venire in mente questo passaggio, una cosa che apparentemente non significa nulla, però c'è anche questo modo, se vuoi, un pochino snob, no? Anche di dire, io i film li voglio vedere solo in lingua originale, no? Per carità, il doppiaggio, che sarà anche vero, ma ogni lingua ha al proprio interno delle sonorità che sono sue e che raccontano e che significano e che trasmettono emozioni che sono diverse da lingua a lingua, da sonorità a sonorità. Se il nostro paese ha prodotto il melodramma e il bel canto, ci sarà un motivo, e se invece altri popoli non l'hanno fatto, ci sarà appunto anche in quel senso un motivo. E quindi a volte anche sentire, sì, è vero, le battute così come sono state, però ci sono anche delle cadenze. Ad esempio, già ormai ci siamo abituati, perché comunque è chiaro che diventa anche la lingua più diffusa e sono anche i maggiori produttori di contenuti audiovisivi, gli anglofoni, gli americani soprattutto, stiamo cominciando a fare un pochino il suono, l'orecchio anche a quei suoni lì, ma ad esempio quando mi capita di sentire in lingua originale film spagnoli, io mi annoio da morire, perché c'è un fraseggio che è molto stretto, che è molto ripetuto, che ha un'estensione quasi di note piccolissime, è una roba alla lunga per me insostenibile, insopportabile. Cioè, è chiaro che un suono, credo proprio in giapponese, la stessa sillaba può avere 5 significati diversi a seconda di come tu la pronunci. E quindi... Io però me li vedo tutti in originale, non tanto per come per l'idioma stesso, no? Perché nella recitazione il parlare, no? Il recitare è fondamentale, no? Io mi sono visto film svedese, come l'ultimo che ha vinto l'Oscar, il coreano, il sudcoreano. Io sono proprio una specie di masochista. Allora, sono di Pesaro e ti assicuro che durante la mostra internazionale, Paolo, del nuovo cinema. Paolo, stai dormendo in prima fila, mettiti nelle ultime file. Così non ci disturbi col tuo sonno. Guarda che russi. Ascolti, allora scusami. Sì, no, figurati. Soprattutto gli anni in cui i film proiettati erano quelli, diciamo, del periodo della Glasnost, per cui abbiamo visto film bulgari con sottotitoli ungheresi, film ucraini con sottotitoli cecoslovacchi, film polacchi. Cioè, una cosa... Quindi, no, per carità, le facciamo queste cose. Però sto semplicemente dicendo che c'è un tipo di approccio diverso, più intellettuale nel vedere in originale, anch'io li vedo spessissimo in originale, più delle volte aiutandomi anche con i sottotitoli, perché sennò spesso e volentieri mi perdo, soprattutto quando, come dire, no, usano lo slang, parlano in dialetto, ma non si capiscono neanche loro a volte, credo. Ma c'è una percezione diversa, una è più intellettuale, l'altra più emotiva. I suoni ti arrivano attraverso il corpo e la percezione, la fruizione emotiva, secondo me, ha bisogno di essere riprodotta con dei suoni che ci parlano fin dall'infanzia. Comunque, Simona Baldelli, per chi non lo sapesse, è stata attrice teatrale per 20 anni circa.
quindi di suoni, corpo e movimento te ne intendi. Appunto, cioè io quando andavamo è versatile, quando andavamo in tournée all'estero e non eravamo sottotitolati, anche perché era un altro millennio addirittura, e recitavamo in italiano, e però poi vedevi che il pubblico capiva. Perché aveva a che fare con dei suoni, sì, chiaro, ci aiutavamo anche con un commento sonoro, insomma, musiche, percussioni, quindi è chiaro che tutto contribuiva a comunicare qualche cosa, ma io credo che i suoni che abbiamo ascoltato anche dal momento della nascita in poi hanno contribuito a formare il nostro modo di comunicare, hanno anche formato la nostra estetica. Certo. Gli orizzonti che abbiamo visto hanno formato il nostro, noi siamo anche il prodotto di quello che ascoltiamo emotivamente, culturalmente, emotivamente, noi siamo il prodotto anche di quello che vediamo e che ascoltiamo. Quindi sì, sono d'accordo con Platone, modificare i suoni di un popolo in qualche modo è modificare anche una forma di governo. Allora, questo libro, modificare la polis. Che tu hai scritto, l'ultimo spartito di Rossini, simbolicamente è associato per quanto mi riguarda al termine divertimento, perché veramente ho letto un libro così spanciandomi dalle risate, perché poi Rossini è un personaggio estremamente divertente, ma è un libro che secondo me è uno dei nuclei fondamentale del libro, è il rapporto tra il potere e l'intellettuale, no? Quindi perché qui ci sono dentro Metternich, ci sono gli impresari, però prima di parlare di questo, che ora ci andiamo, perché il dialogo di Metternich su Beethoven è straordinario, volevo leggere pochissime righe su perché Rossini era chiamato Signor Crescendo, no? Sulla tua interpretazione, sì. Quantomeno. No, era chiamato Signor Crescendo. Sì, lo so, però tu dici il termine doveva essere offensivo nelle intenzioni, ma per Rossini era un complimento. La vita non era una tavola piallata, la sua musica raccontava il gonfiarsi delle situazioni, il montare dei sentimenti, l'esasperazione degli animi e i diverbi portati all'assurdo. Il mondo era una matassa di follie. Mettere in ridicolo la stupidità e la prepotenza era l'unica difesa della ragione, e il crescendo la migliore arma per farlo. Allora, quello che parte stupendo quello che è scritto, ma mette in ridicolo la stupidità e la prepotenza del potere o dello Stato costituito, credo che sia un imperativo per tutti gli artisti, chiamiamoli artisti più che intellettuali, perché lì c'è una distinzione, potremmo andare avanti per tutta la notte. Allora, Rossini era il signor Crescendo, e Signor Chiassoni, aveva vari nomi di questo genere, sì, vari epiteti. Però a lui chiedevano, cioè Metternich dice, guarda, senti, voi italiani siete straordinari con le opere buffe e siete anche essenziali, perché il popolo ascolta le opere buffe e non pensa. Beethoven è palloso, Beethoven fa pensare, Beethoven ha un livello di complessità superiore. Quindi Metternich dice a Rossini, non rompeteci le palle e continuate con le opere buffe. E lo chiama a Bologna per un summit dei capi di Stato a scrivere una delle sue composizioni, delle sue opere. Ah sì, addirittura Verona, ora la chiameremo la Convenzione Europea, nel momento, io credo che Rossini sia stato uno dei primi ad utilizzare la parola Europa all'interno di un'area. L'aveva chiamato proprio come pacificatore, e diceva no, al contrario, chiaro, di quel Beethoven che ha una spina nel fianco, ci ricorda sempre che dobbiamo essere eticamente all'altezza delle nostre gesta, invece tu sei un giullare, un trastullone, quindi stai qui e sei un compagnone, ci fai allegria, con te si mangia e beve, se c'è da far festa, chiaro, chiamiamo un italiano che porta il vino buono e porta gli spaghetti, quindi no, vieni tu. Che questa è una cosa che a Rossini è stata imputata da sempre, perché, e questa era una cosa mia, te lo dicevo in questo viaggio epico da Bari verso Cisternino, epico, fatto oggi sotto la siamo il Sol Leone, qui per caso. Oh, con le diligenze, l'assalto alla diligenza e tutto quanto.
non c'è nulla di meno storico di un romanzo storico, non c'è nulla di più quotidiano e contemporaneo di un romanzo storico, per come li vedo io. Non c'era bisogno di dire sì, io già l'avevano detto Manzoni, il tuo, pensando al Gattopardo, insomma, certamente anche Tommaso di Lampedusa. Allora, fai un passo indietro, arretri un po' per avere una migliore visione di insieme. Io ho dell'intellettuale fatto e finito un'opinione, insomma, come dire, non così stimabile, mettiamola così. E gli intellettuali spesso e volentieri hanno, come dire, un modo di riconoscerti solo se utilizzi certi canoni, solo se affronti certi argomenti. Rossini, che uno veramente, anche lui venuto un po' dalla miseria, ora per ritornare anche, e fra l'altro non è neanche, non so, altri suoi colleghi comunque erano nati in un ambiente già formato da un punto di vista musicale, erano stati predisposti ad una certa carriera fin dalla nascita, Bach per esempio, sicuramente Mozart, anche Beethoven. Rossini sì, aveva il padre che suonava il corno, ma di fatto era un banditore, era un messo comunale, non era... Rossini non era stato pensato e programmato. Ecco, l'intelligenza di allora non l'ha mai riconosciuto come facente parte di quell'elite lì, tanto più perché questo fastidioso Rossini continuava a rendere protagonisti il popolino, le servette, i barbieri, le fanciulle, le orfanelle, cioè, ma come? Non ci sono i re, non ci sono le regine, non ci sono gli imperatori, non ci sono i dei, i semidei, e quindi era, capite, cioè, era fastidio, cioè, volevano continuare a parlare di se stessi, a celebrarsi, a parlarsi addosso, questo intellettuale. Rossini continuava lì a dire no, che forse l'intelligenza la puoi, la bellezza la puoi trovare anche dove in teoria non te le aspetti, e lui forse, e tornando un po' anche al tema di cui parlavamo prima a proposito di Alfonsina, che cercava questa considerazione casalinga, questo riconoscimento, questo brava, questo fai parte della nostra famiglia fin dalla nascita, in qualche modo Rossini l'ha vissuto con la sua famiglia d'elezione, che è quella della musica. Non è mai stato riconosciuto appieno come un grande compositore, come un innovatore, era vissuto come una figura fastidiosa, un volgarone, uno capitato lì per caso, che sia in fortuna perché ha imbroccato un paio di arie orecchiabili, ma prima o poi tornerai nella polvere da cui sei venuto, lascerai l'empireo a noi che ne siamo degni per condizione di nascita. E quindi sì, è stato... Anche se lui era molto fine, cioè lui capisce, Wagner non gli piace. Non gli piace anche in termini politici, perché lui intuisce che il romanticismo si basa sul nazionalismo, quindi sì. E tu infatti sì. Dici il nazionalismo gli dà una battuta e ci porta di nuovo all'antica Roma, no? Cioè proprio sì, è il dittatore. Esatto, al dittatore. Quindi, e tu dimmi se non era un'osservazione, come dire, anche abbastanza contemporanea. Molto contemporanea. Ma era comunque un pensiero di Rossini, non ho dovuto fare nessuna forzatura per farlo essere una similitudine, un simbolo, una rappresentazione della nostra condizione presente. Lui era spaventatissimo dalle bandiere. Quindi era un attento lettore della sua realtà. Oh sì. Anche come dici tu, aveva fatto la strada, rischia di essere castrato. Sì. Poi la mamma si oppone, sì. E poi in quel momento in cui lui appunto corre questo rischio ha un'iniziazione sessuale con una cantante che fa parte della compagnia, comunque è della compagnia di giro della madre, no? Un momento sublime. Quell'iniziazione lì è un'invenzione mia. Allora, qua dentro vabbè. C'è tutta la vita di Rossini. No, figurati, anche io immagino Rossini ha frequentato, come dire, ambienti promiscui, a proposito anche del casino di cui parlavi. Uno che amava molto prima, sì, era un godereccio.
Sì, come tutti credo coloro che hanno una incredibile paura della morte e si nasconde, cioè, come dire, ti tuffi nella vita e nelle emozioni e nelle tinte forti là dove le trovi, ovunque le trovi. E Rossini sì, è stato un grandissimo frequentatore di bordelli, un grandissimo frequentatore di bettole, di c'era D'Azeglio che diceva che il vero, cioè, non è uomo colui che non ha sperimentato la malattia francese oppure lo scolo. Quindi, almeno una volta io penso nella qua, vita. Però, e questa dentro, è una citazione da D'Azeglio vera. In questa serata, essendo queste malattie, essendo state appunto debellate, qui uomini non ce n'è, quindi cominciamoci. Questo è un pubblico femminile o di non uomini. Insomma. Non iniziati. L'altra cosa stupenda sono in questo libro che appunto è divertente, poi passerei la parola, cioè se volete torturare Simona Baldelli lei è disponibile, dopo che siete in piedi fino alle 3, dopo questo viaggio allucinante. In piedi che, dalle 3, potete pure... Allora a me quello che è divertito molto è il ruolo degli impresari, di Cartoni e del Duca Sforza Cesarino. Due Cartoni produce per il Teatro Valle. E poi sì, una battuta anche abbiamo tre battute prima di passare. Abbiamo una sugli impresari, è il Duca Sforza Cesarini all'Argentina. Ti do i tre temi, così poi tu sei libera. Sì. Il tema delle fake news. Mi sembrerà, uso volutamente questo termine che viene usato oggi. Sì, anche, sì, il tema è quello. Era uno dei temi importanti del romanzo. Con Stendhal. E il terzo tema non me ne ricordo, intanto ne è due, quindi. Allora, quello degli impresari. Ah, sì, la copia, il Barbiere di Siviglia, di cui ci sono state, credo, 14 edizioni, tutto esatto. Sì, quindi, mille versioni per l'artista, poi tu ci vuoi dare una battuta sul copiare. Dallo stato dell'arte, no? Cioè, allora, tre temi, gli impresari, le fake news, l'esigenza di copiare. Allora, gli impresari, sì, cioè, a partire da Cartoni, che voglio dire, era un mortadellaro, era un pizzicagnolo, era uno che vendeva, nel Teatro Valle metteva ad essiccare i prosciutti, le lonze, le mortadelle, quindi questo era, e questo tipo di persone, erano dei bottegai, voglio dire, erano gli unici era un che avevano... A Roma era un pizzicagnolo di successo. Sì, era, ma voglio dire, va benissimo, non è che il mecenate debba essere per forza... Ecco, c'è l'anima di Rossini che... Tesoro lui. A proposito delle abiti qui sopra e quindi sai ma tu prova a fare due chiacchiere con il guarda c'era io ho lavorato come assistente alla regia, una volta mi sono divertita a fare anche diciamo la figurante in alcuni allestimenti del Rossini Opera Festival a Pesaro dunque stavamo lavorando con Roberto De Simone era il signor Bruschino e c'era Fabio Sparvoli, l'aiuto fisso di De Simone all'epoca, che diceva, ma tu hai a che fare con gli orchestrali, vedi lì il primo violino, ti aspetteresti di sentire delle cose, no, perché l'amore, quando famo pausa, quando si magna, cioè questo è il livello. E se tu giri tuttora... degli impresari intesi anche come produttori cinematografici, alcuni editori, cioè ti accorgi che veramente il livello è quello di Cartoni con la mortadella appesa nel camerino. E quindi era una figura così che mi divertiva. Ma dopodiché io sono anche favorevole ad un approccio di questo genere perché l'arte non deve essere una cosa destinata a pochi. Cioè non deve essere una cosa che fa contenti noi, che ci riteniamo dei privilegiati, che siamo quelli... Qualche sera fa ero a presentare il romanzo a San Vito Chietino, in un teatro bellissimo, sotto c'era il mare che sciabordava all'aperto con questi pini attorno, e c'era la platea quasi deserta, ci saranno state sì e no una decina di persone, un posto grande almeno quattro volte questo, quindi quattro volte il numero delle sedie, e le persone di San Vito Chietino erano rimaste tutte fuori, al di là del muretto, tutti in piedi, ci saranno state 150 persone,
E io, no, chiacchierando, hanno seguito tutto, sono stati lì, poi sono anche andati a prendersi il libro, non era per niente scontato. E io chiacchieravo e dicevo, ma perché non entri dentro? Ecco, perché non entrano dentro? Perché stiamo comunicando la cultura come se fosse una cosa che non ha a che fare con la vita, o se fosse una cosa che ha a che fare soltanto con l'intelletto. E non è così. Io credo di aver capito, e mi serviva come simbolo, di aver capito davvero che cos'è cultura quella scena dell'albero degli zoccoli, quando il nonno spiega alla nipotina perché i loro pomidori saranno quelli che si matureranno per prima, che verranno più grossi, perché lo mette vicino al muro al di là del quale c'è la stalla, e quindi le mucche anche con la loro cacca mantengono caldo il muro, e quindi quei semi là sotto, e poi perché è esposto a sud e quindi avrà più sole, poi poca... quello è cultura, anche quello è cultura. E quindi tutte quelle persone che stavano là assiepate fuori a sentire parlare di sta corridora, no, sta donna che aveva fatto il giro d'Italia insieme agli uomini, e sembrava loro una cosa, no, così straordinaria. E io pensavo, ma perché non entrate dentro? Perché pensano che noi li abbiamo espulsi, che ci stiamo parlando addosso, che è una cosa che ha a che fare solo con noi, che appunto, avendo la pancia piena dalla quale siamo partiti, possiamo permetterci anche di amare, possiamo permetterci anche di parlare di cinema, di musica. Senti, però di... Rossini era pop. Rossini era estremamente, no, era pop. Tant'è vero che ci fu un imprenditore che si inventò, forse il primo nel mondo, il merchandising, cioè certo, vendeva figurine di Rossini. Sì, e andavano a ruba, venivano vendute quelle poi autografate addirittura da lui. Sì, sti santini col giochi. Ma la gente si vestiva come lui, voleva mangiare come lui. Quando è arrivato a Vienna, c'era tutta Vienna vestita alla Rossini, che mangiava alla Rossini con la sua, le sue arie che riecheggiavano. Il filetto alla Rossini. C'è il filetto alla Rossini, c'è, abbiamo la pizza alla Rossini, abbiamo il, c'è tutto, improvvisamente, come dire, una cosa perché andasse di moda. Guarda, potremmo citare la Ferragni e i Fedez di adesso e ci saremmo molto vicini. Era sicuramente un'influenza Stendhal, da questo punto di vista. Stendhal e le fake news. Allora, dovremmo andare a psicanalizzare Stendhal, lì dentro un pochino ci provo. E adesso però, insomma... ma dice che era pigro, dice pigro, uno scansafatiche... Allora, Stendhal ha scritto La vita di Rossini senza probabilmente aver mai conosciuto Rossini, senza averci mai parlato. Molto probabilmente ci fu un episodio che io racconto, pare che ci sono delle grosse probabilità, che questi due si sono incontrati, uno da Roma stava scendendo in carrozza verso Napoli e l'altro da Napoli saliva verso Roma. Si sono incontrati, se si sono incontrati, in una stazione di posta a Terracina, quindi probabilmente hanno mangiato ad una tavola. Punto. Tutte le cose che Stendhal racconta della vita di Rossini, della famiglia, addirittura rappresentazioni, non sono mai avvenuti. Soprattutto gli mette in bocca delle parole, ma i genitori stessi, racconta degli episodi familiari, di relazioni fra il padre e la madre nei confronti del figlio. Delle balle, delle fake news, delle cretinate. Allora, probabilmente gli stava antipatico perché Rossini rimorchiava come una bestia e Stendhal rimaneva sempre, era molto brutto, le donne lo pigliavano un sacco in giro. Uno dei soprannomi più simpatici che aveva Stendhal era il cinese, perché pare che fosse tutto tirato, cioè, poi aveva questa barba che nascondeva questo... mento estremamente importante, insomma non piaceva. Le volte in cui riusciva, anche lui comunque qualche conquista l'ha fatta, pare che le pigliasse per sfinimento, dopo che una diceva sì, vabbè, va, boh, avviamo per un po' sta relazione, almeno poi ci si lascia. A quel punto, quando ti lascio, non ti ho più attorno, perché sai, quando una relazione si rompe, poi in qualche modo siamo giustificati a stare lontani, quindi forse era questo. E poi Stendhal anche, che aveva era stato contabile di Napoleone, se non sbaglio,
Sì, sì, era stato contabile di Napoleone, quindi anche lui aveva avuto inizialmente, no, come dire, un certo impeto rivoluzionario, e in quel momento Rossini, perché su questo impeto rivoluzionario, come dire, Rossini si è anche fatto un pochino di galera e quindi è stato anche discriminato, è stato anche allontanato da alcuni teatri, quindi diciamo che improvvisamente aveva, come dire, messo un freno, ecco. E Stendhal non glielo perdonava, no, di essere diventato pop, non glielo perdonava di essere diventato pop. Non gli perdonava questa nascita un po' da zoticone, perché era appunto un intellettuale, come dire, molto definito in questo ruolo, Stendhal. Rossini era completamente diverso. E poi è una cosa che gli intellettuali tuttora continuano a non sopportare di coloro che fanno arte di qualsiasi tipo, è di incontrare il favore del pubblico. L'invidia. Guarda, potremmo chiamarla sì, l'invidia, potremmo chiamarla l'odio sociale, per cui se piace a tanti non può essere arte, perché deve piacere solo a noi, alla nostra ristretta famiglia. Se sei riconosciuto al di fuori, sei un elemento spurio, non appartieni a noi, sei il signor Chiassoni. Senti, Dario, puoi venire un attimo per favore, Dario Bisso Sabatino, c'è questo tema del Barbiere di Siviglia. No, gli diamo il microfono. Sono stata seduta 48 ore nella diligenza. No, volevo dire, c'è questo tema del Barbiere di Siviglia, no? Che è molto interessante, perché se lo sono contesi vari compositori, Paisiello, Morlacchi, e ognuno si accusava di plagio l'uno con l'altro. Alla prima del Barbiere di Siviglia, come scrive appunto Simona, si presentano gli estimatori di Paisiello che vanno lì per distruggere lo spettacolo. Allora, al di là del Barbiere, che comunque tu ci puoi dire qualcosa, questo tema appunto della... Scusate, Dario Bisso Sabatino è un direttore d'orchestra, maestro, professore al Conservatorio di Venezia, ex partecipante di Disimpegno l'anno scorso, due anni fa. Allora, su questo tema della necessità di emularsi, di copiarsi, di somigliarsi, come, che cosa illuminaci? Qua c'è una luce che fra poco diventiamo ciechi, ma... Allora, ti posso rispondere in due maniere. La prima cosa è che Paisiello non la poteva soffrire questa cosa qui, quindi organizzò lui l'armata. Sembra che Rossini dormì tranquillamente, perché poi passò il gatto nero famoso durante la scena, quindi ce ne sono scritti tutte di più. E ripetere le cose che si raccontano negli manuali di storia della musica penso che sia la cosa più noiosa che ci possa essere nella vita, per appassionare invece i non conoscenti a questa stranissima arte, ma bellissima. La cosa più carina invece che si può dire è che Rossini copiò se stesso. Allora, all'età di 23 anni, Rossini fu contattato dall'allora teatro, non so, era il teatro alla Scala di Milano, 22-23 anni, e ebbe la prima commissione per un'opera seria, non le farse giocose che il teatro di Saint-Moïse o il teatro di Sant'Angelo gli avevano commissionato a Venezia, perché lui ha 18 anni, gli arriva la chiamata e in un'ora e mezza prende la carrozza e va a fare questo contratto, non è che ci mette, cioè, così, E però questa era una cosa seria, un'opera seria, e il titolo era importantissimo, si chiama Laureliano in Palmira, quindi simboli di qua, simboli di là, simboli di su e simboli di giù. Chi vuole capire capisce che l'Aureliano e la Palmira sono cose importanti, tanto è vero che qualche tempo fa è successo qualcosa, quindi potere. E non so se il 23enne Rossini amasse questo titolo. Fatto sta che la sinfonia del Barbiere di Siviglia è la sinfonia dell'Aureliano in Palmira, cioè però già utilizzata nella... Correggimi se sbaglio. No, la stessa sinfonia Aureliano in Palmira, Elisabetta regina d'Inghilterra, e alla fine il Barbiere di Siviglia, perché il Barbiere di Siviglia fu scritto in 7 giorni. Più o meno 13 giorni, ecco, 13 con la... giorni inclusa l'orchestrazione. Sì, ma la stesura, se voi vedete il manoscritto, tra l'altro è di doppia mano, perché la parte dove c'è l'entrata della cavatina di Almaviva, l'entrata,
e poi la serenata di Almaviva Rosina fu scritta a mano dal cantante, che era anche chitarrista, e Rossini non sapeva niente, arrangiati tu, l'ha fatto lui, cioè, capito? È una cosa così. Quindi la sinfonia copia se stesso. Se voi andate a sentire il coro, il rondò della regina Elisabetta, regina d'Inghilterra, è lo stesso del, è lui che autocopia, autosaccheggia, autoricicla e autoproduce se stesso. Che nell'opera più famosa che ci sia di Rossini è la sua vita che ricompare in vari pezzi. Interessante questa cosa qui. Il rondò finale di Almaviva, che tanti tagliano perché i tenori non ce ne sono più di quelli di una volta, si dice, le variazioni, e sono prese da un altro pezzo, da un'altra opera. Cioè, è questo che è più interessante, non è Rossini che va a copiare gli altri, è lui che copia se stesso, e questo è molto interessante. Questo comunque io ho scritto un libro sul diritto d'autore, no, e un giorno mi chiama un amico e dice, guarda, c'è un articolo su Sole 24 Ore sul tuo libro, io non mi aspettavo questa recensione, il titolo era Aldo Grasso, che è il professore esperto di televisione, copia se stesso in un libro sul copyright. Perché che era successo? Che il giornalista che ha scritto questo articolo, che si chiama Damiano La Terza, di Matera peraltro, aveva dato un suo libro ad Aldo Grasso perché scrivesse la prefazione. E Aldo Grasso ha scritto la prefazione. Poi Damiano ha avuto il mio libro per recensito su Sole 24 Ore, legge l'introduzione di Aldo Grasso del mio libro e si accorge che era per tre quarti uguale all'introduzione delle, però in un libro sul copyright la cosa strana. Io ho chiamato Aldo Grasso, ho detto, professore, ma ha visto il Sole 24 Ore? Mi ha risposto, avvocato, cosa vuole? Sono solo dei pettegolezzi, è assolutamente giusto copiare se stessi. Quindi Rossini non credo che facesse nulla di sbagliato. No, ma figurati, è interessante invece quello, a ricollegarsi a quello che diceva prima Simona, cioè il signor Crescendo e la capacità e la conoscenza di quest'uomo, quantunque non fosse un grandissimo culturale, la sua conoscenza della natura, specialmente umana. Cioè, il Crescendo è una cosa che c'è in natura, perché vedi il sole che nasce da zero, arriva al massimo e poi lo... Quello è un crescendo e un decrescendo. In musica non vi parlo di simboli perché non ferivo più. Però, ok? Questa cosa qui in musica si può fare in due modi. O ripetendo sempre la stessa cosa e aumentando la voce o il suono, o il crescendo per accumulazione. Se voi sentite al pomeriggio una cicala, poi due, poi tre, quello si chiama crescendo per accumulazione. Quando siete in bagno e vi scappa e volete andare al bagno, vi scappa, ma c'è qualcuno dentro invece, è un altro tipo di crescendo. Perché sì, io lo insegno ai miei allievi. Tun tun, occupato, e voi a un certo punto. Tun tun tun, occupato. Boom boom boom. Capito? Quello è un altro crescendo. Ed è di tensione, di intensità. Ma Rossini, conoscendo l'animo umano e l'animo universale della energia e della trasmissione della emozione, usava questi metodi a suo discernimento, infischiandosi di tutti quanti. Era un genio secondo te? Assolutamente sì. Era un genio. Allora, c'è qualcuno che vuole torturare Simona Baldelli oppure no? Poi se posso permettermi una cosa ancora su Rossini. Grazie Dario. Grazie davvero. Grazie. Rossini aveva un animo veramente fragile, che è stata la parte poi che mi ha interessato di più scrivendone. Era veramente una povera creatura dolente, e come tutte le creature dolenti si accorgono prima, la foresta di pietra, si accorgono prima, si accorgono di più anche del dolore del mondo. Aveva un'empatia fortissima, e quindi questa cosa che diceva anche il maestro della, come dire, di una lettura, di una attenzione maggiore e più profonda dell'animo umano,
E sicuramente la sua cifra stilistica, sicuramente. Senti, i tuoi libri sono scritti da una donna, molto anche per le donne, credo. C'è la supplica di Rossini al Pio Nono perché le donne possano eseguire musica nelle chiese, cantare essenzialmente. Sì, perché ovviamente con la nascita, no, lo sviluppo soprattutto della polifonia, qui vorrei richiamare però il maestro, come dire, era necessario avere i vari registri e quindi c'erano tutta una serie di contraltisti, di sopranisti, castrati, anche se vuoi magari, insomma, e Rossini diceva, ma perché non le facciamo cantare le donne invece di fare tutte queste operazioni, cioè come dire, no, di intervenire così in maniera fisica, è veramente fisica, insomma, colpo di far bicepia. No, è giusto quello che dice Simone. Per 20 anni sono stato direttore artistico di un concorso internazionale di lirica in Riviera del Brenta, dove io sono nato e ho risieduto per qualche anno. Caso ha fatto che dovevo fare una ricerca storica di chi fosse vissuto in quel posto per trovare un motivo, un pretesto e un testo su cui lavorare, no? Allora, voci nuove della lirica, e mi accorgo che era vissuto Giovanni Battista Velluti, nato a Montolmo, ora Coridonia, in provincia di Macerata. Grandissimo, il più grande cantante, l'ultimo dei grandi avvirati, i rossiniani. Tant'è vero che i suoi soldi gli permisero di comprare 3 ville venete. Giorgio Baffo, noto poeta un po' licenzioso, diciamo così, si era giocato tutte le sue proprietà, 3 ville venete, un palazzo a Venezia e i terreni a Musile di Piave, in una notte, in un casino, si è giocato tutto. E per rifarsi, cioè Velluti, che era un marchigiano che si vedeva dentro, ha comprato in un atto tutto quanto. Io ho conosciuto i parenti, ovviamente non ho avuto figli, no? E hanno trovato le pietre degli zar che gli ho regalato nel pagliaio, oppure le... Rossini viveva sotto mentite spoglie spesso in questo posto, aveva comprato un villino alle sorelle Marchisio, cantanti preferite sia di palco che diretto da Rossini ogni tanto, e quindi si divertiva, e viveva in Riviera del Brenta, non viveva a Venezia perché stava tranquillo, e impose a Velluti di cantare non le variazioni che facevano tutti quel tempo, ma solo le note dopo iscritte. E un po' alla volta, quello che poi noi a scuola studiamo come la riforma di Rossini, chiese alle donne di cantare le parti femminili. Prima di lui c'erano tutti i cantanti sopranisti e virati che cantavano le parti femminili. Rosina De Valeri Sivino canta la donna, sono soprano, lirico leggero. E piano piano, ed è quella che noi studiamo là. Ovviamente non fu facile, e l'opposizione e la forza politica e anche contrattuale dei sopranisti, degli emirati, non era facile. Certo. Erano proprio dei divi. E Rossini, fra l'altro, anche da un punto di vista, come dire, di personaggio, poi chiaro non scriveva i libretti, ma con i suoi librettisti ci parlava. È uno dei pochissimi che ha figure femminili protagoniste e non necessariamente regine, regnanti, dei, come dicevamo prima, ma anche a partire da Rosina, delle figure, come dire, donne che si fanno strada attraverso l'uso dell'intelligenza, attraverso l'arguzia, attraverso l'ironia, ed era estremamente moderno anche da questo punto di vista. Immediatamente dopo, poi anche, non so, per l'avvento del romanticismo, perché poi comunque c'era stata anche una trasformazione molto profonda nella società, e quindi ovviamente la musica ne era specchio, ma pochissimi decenni dopo le donne, quando erano protagoniste, e si buttano giù da Castel Sant'Angelo e muoiono di tisi, cioè quello era, insomma, tutte queste peccatrici penitenti o con questa
che alla fine devono espiare, pagano il fio delle loro colpe, una cosa terribile. Oggi non le fanno morire più, però. Rossini era... Come? Oggi non le fanno morire più, no? Oggi non le fanno morire più, ma c'è anche un, come dire, questo modo molto ipocrita di giudicare, di raccontare i personaggi femminili che arrivano ad un certo riscatto, che però è sempre all'interno, certo, di dinamiche familiari piccole, allora, di dipendenza. Cioè, Rossini era rivoluzionario anche da questo punto di vista. In assenza, secondo me, di torturatori, perché non vedo nessuno che vuole, c'è qualcuno che vuole, ecco la signora, c'è una torturatrice, aspetti, aspetti, aspetti. Allora, un libro non nominato è Una vita a rovescio. La vita pare. A rovescio, sì. La vita a rovescio. Caterina Mizzelli. È interessante, visto come lei, no? Cioè molto presa dalla situazione del femminile oggi e di ieri, no? Io mi sono chiesta come mai ha voluto ambientare ancora una volta, no? Il contesto, la storia nel Settecento e non oggi, no? Oggi perché? Perché ci sono leggi che non vanno avanti da 3 anni in Italia su questo problema del genere, no? E poi, ecco, volevo chiederle, visto che è lì, glielo chiedo, non si può mai chiedere queste cose alle autrici, no? Come mai il 1700? Io lo capisco, perché secondo me il suo racconto, la sua scrittura si sposa molto bene con la documentazione storica, con un ambiente storico, ma quell'argomento lì perché nel 1700 e non una protagonista che vivesse oggi e potesse dire oggi, per esempio, che il neutro maschile plurale ci ha rotto le scatole, perché uomini comprende anche le donne come termine, cioè, ecco, ma è un mio romanzo. Allora, io non l'ho ambientato nella prima metà poi del Settecento, e il personaggio di Caterina Vizzani è realmente esistita ed è nata e vissuta nella prima metà del Settecento, e quindi io quella storia potevo ambientarla solo in quel periodo lì, cioè se volevo essere fedele. Allora, le tematiche legate alla vita a rovescio sono sicuramente quelle anche delle, diciamo, delle pari opportunità, di una certa parità di genere. Ma allora, innanzitutto vale anche nel caso della vita a rovescio un po' quello che dicevo anche per Rossini e per certi versi anche per quello che riguarda Alfonsina Strada, perché potremmo per certi versi definirlo un romanzo storico anche questo, la sua impresa più grande, che è la partecipazione al Giro d'Italia del 24, appunto avvenuta quasi 100 anni fa, e quindi dopodiché sembra che io scriva solo romanzi storici, in realtà ho scritto anche delle cose ambientate ai nostri giorni, che sono Il tempo bambino, è tutto su quella scrivania, se Natale, volete prendere, cioè, i libri però, di Simona. Trattare argomenti che per me sono fondamentali oggi, trattarli da una distanza maggiore, a me permette innanzitutto di avere dei toni meno barricaderi, e già io lo sono di mio, di carattere, sarà così, sto sangue marchignolo, un po' più tendente alla Romagna forse che alle Marche, per cui senza quindi voler utilizzare dei toni di rivendicazione, da barricata, allora ti allontani un pochino nel tempo ed è logico che devi mettere dentro un linguaggio un po' più ampio. E poi secondo me da una certa distanza le cose si vedono meglio, ad esempio certe cose che
vengono anche spicciole di battute, di ad esempio la differenza di paga, no? Perché una serva dovesse prendere meno di un servo, meno di uno stagliere, cioè sono questioni di cui parliamo. E secondo me chi è attento, allora, a quello a cui non importa niente questi argomenti, anzi gli dà fastidio che tu glielo ricordi, se scrivi una storia ambientata nel 2021 dove metti una donna che dice ma insomma pari di mansione, perché io devo prendere il 30% di stipendio di te? Il lettore al quale non importa nulla, anzi queste tematiche danno fastidio, dice oh madonna queste che non devono era. Sempre salire. Se invece leggono un romanzo, ma mi sa che succede tutto... gli entra un po' di più quel concetto lì. Noi non abbiamo bisogno di sottolinearlo, lo capiamo comunque. Con quel tipo di lettore è più facile che... Ma all'interno della vita rovescia c'era un altro tema che io sentivo l'urgenza fortissima di approfondire, che era se esista o meno una differenza di gestione del potere da parte degli uomini e delle donne. Era proprio una questione sulle quote rosa, e se una volta arrivate con fatica incredibile al potere, allora questa Caterina Vizzani, nata anche lei in una condizione di estrema umiltà, era figlia di un legnaiuolo trasteverino, nata omosessuale, potremmo dirlo oggi, ora che esiste il termine, all'epoca non c'era la parola, c'era soltanto il reato, quindi era una sodomita, a un certo punto colta in flagranza di reato, giovanissima, piccola, aveva 14 anni, è costretta a scappare da Roma e vive il resto della sua vita come uomo, ritenuta da tutti uomo. Ad un certo punto avrà anche dei documenti che ne identificano l'identità, perdonate la ripetizione, maschile. Si chiamerà per il resto della vita Giovanni Bordoni, e come Giovanni Bordoni non solo sarà un conquistatore che Casanova se le sogna le conquiste di Caterina Vizzani, ovvero Giovanni Bordoni, e quindi immagino anche tutte queste donne che abbiano mantenuto il segreto, perché nessuno mai lo saprà fino al momento della morte, che dietro i panni di Giovanni Bordoni. Ma nonostante povero, ignorante, cioè senza cultura, farà carriera al punto tale di essere un sindaco, diremmo oggi, arriverà a gestire un borgo, un piccolo paese vicino a Siena. E quindi come uomo poi gestisce il potere, ma dentro la carne di Giovanni, cioè dentro i vestiti di Giovanni Bordoni c'è la carne di Caterina Vizzani. Quindi avevo voglia di certo sviscerare tutta una serie di tematiche molto vicine ovviamente alla parità di genere, ma poi anche che cosa succede nella testa delle donne nel momento in cui hanno accesso anche a queste possibilità e al potere. Allora è vero che c'è un modo diverso di intendere il potere da parte delle donne, oppure no? O è il potere che cambia le persone, che siano uomini, donne o... Questa è la domanda. Se non abbiamo altre domande dal pubblico, forse potremmo, che dici? È passata circa un'ora e mezza. Allora, volendo essere furbi, Angela, potremmo dire: scusa, no, questo lo diciamo, lo dico però... io. Che ci sono i libri di Simona, scherzo. È disponibile. Allora, io credo che, guarda, e questa è purtroppo una convenzione, anche un luogo comune, anche una piaga di cui sono vittime gli uomini. Perché un uomo che si presenti come uno disponibile all'ascolto, con una certa sensibilità, con dei modi che non siano autoritari, non farà mai carriera, non gli verrà mai data la possibilità di raggiungere l'apice del potere. Perché c'è proprio un modo di intenderlo che ha dei connotati che noi forse da distratti diciamo che sono maschili, ma forse semplicemente che l'arroganza, poi siccome, come dire, ormai da centinaia d'anni
il potere è destinato agli uomini, forse anche gli uomini vengono in qualche modo allevati, ma sono le madri stesse che, come dire, che li tirano su da maschietto, perché tu poi sarai quello che comanda. E se non sei arrogante sembra quasi che non puoi essere autorevole. Confondiamo l'autoritarismo con l'autorevolezza. E quindi io temo che tuttora, siccome non c'è una educazione vera, larga, anche casalinga, anche quotidiana, anche etica, anche morale, non c'è una educazione appunto a queste pari opportunità, il potere coincide con l'arroganza, per cui non solo si parla di donne con gli attributi, ma addirittura si dice di gli uomini che sono femminucce perché non sono abbastanza prevaricatori. Vorrei chiudere la serata con un tono di levità, prima ricordando che i libri di Simona sono su quel banco, che nel dietro, cioè attraversate la chiesa, che è stupenda, e trovate l'opera di Servino, l'opera del collettivo Macro Habitat e l'installazione sonora, purtroppo non mi ricordo di chi, e c'è qualcuno che ce lo ricorda? Non lo ricordo manco io. Però. Ecco, che però è molto bello, ve lo assicuro, quindi vale la pena, quindi fare questi 20 metri e chiuderei la serata. Amato. Come? Amato si chiama. Amato di nome? Ebbene, e Amato. Chiuderei la serata, se tu sei d'accordo. Io sono sempre con una battuta che ci dà la levità sia di Rossini, che come ci ha spiegato anche Dario, ho visto Sabatini e ringrazio anche lui, dello stesso Rossini e della tua scrittura. E qui dice, sono tre righe, l'impresario del teatro Saint-Mosè gliel'aveva detto in faccia, ecco un libretto che vale poco. Non importa, aveva risposto Gioacchino, io scriverò una musica che valga anche o meno del libretto. Questa è l'origine di Rossini, quindi lui, se deve guardare alla situazione, capiva con chi aveva a che fare, era un uomo di estrema intelligenza e brillantezza. Quindi, detto ciò, Simona Baldelli, la ringraziamo per la sua magnifica serata, grazie mille. Grazie e ci vediamo domani sera per la lezione. Io domani sera vi giuro che non proferirò parola e Vito Bianchi ci farà da parte sua una lezione vera e propria sul simbolo. Avremo anche con noi, domani sera tu sarai con noi, quindi sì, con grandissimo tu sei libera piacere di intervenire, noi comuni mortali no. Io ascolto. Quindi grazie mille, veramente andate a vedere queste opere e se potete comprate i libri di Simona, chi non li compra è cornuto. Grazie. Questa è molto rossiniana come chiosa. Grazie.